Dinanzi al mistero del Natale che luce e gioia interpella e scuote, l'uomo non può non lasciarsi toccare dalle tante forme di emarginazione che serpeggiano nel mondo, soprattutto quando travolgono i più piccoli. È la riflessione che Papa Francesco ha voluto condividere durante la messa della notte di Natale, celebrata nella Basilica di San Pietro. Il Pontefice ha ricordato che il Signore, per manifestare il suo amore e la sua vicinanza, non appare nella sala nobile di un palazzo regale, ma nella povertà di una stalla, non nei fasti dell'apparenza, ma nella semplicità della vita, non nel potere, ma in una piccolezza che sorprende. Dio non viene a divorare e a comandare, ma a nutrire e servire. E anche oggi c'è la stessa indifferenza di quando è venuto al mondo il bambino di Betlemme, quella di quanti restano insensibili a chi è emarginato, delle luci del commercio che gettano nell'ombra il vero senso del Natale. Ma anche oggi è possibile accogliere il Figlio di Dio, chinandosi, abbassandosi e facendosi piccoli. Lasciamoci interpellare dal bambino nella mangiatoia, ma lasciamoci interpellare anche dai bambini che oggi non sono adagiati in una culla e accarezzati dall'affetto di una madre e di un padre, ma giacciono nelle squallide mangiatoie di dignità, nel rifugio sotterraneo per scampare ai bombardamenti, sul marciapiede di una grande città, sul fondo di un barcone sovraccarico di migranti. Lasciamoci interpellare dai bambini che non vengono lasciati nascere, da quelli che piangono perché nessuno sazia la loro fame, da quelli che non tengono in mano giocattoli, ma armi.